Salve a tutti, oggi voglio parlarvi del Ponte San Leopoldo. Questa è una storia tragica della nostra terra, è una storia che però va raccontata. Oggi non sarò solo, ecco che vi presento il mio amico Giuseppe. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao. Siamo su Bobcast TV, oggi raccontiamo un pezzo di storia, anzi due pezzi di storia, perché raccontiamo la strage del San Leopoldo, ma soprattutto con Giuseppe vogliamo partire da che cosa rappresenta questo immenso campo che vediamo adesso, cosa rappresentava un tempo per questa zona, anche per, diciamo, la nostra Maremma. Certo, questa è la sede dell'antico Lago Prile, il Lago Prile che si è formato ovviamente dopo la formazione della duna costiera, perché prima era mare fino a Macchia Scandona e oltre, addirittura sotto Vetulonia. Sapete che c'è un porto sotto Vetulonia, rinvenuto proprio ultimamente, un porto etrusco, quindi il mare si estendeva fino a là. Successivamente, con la chiusura della duna, qui si formò un lago. Il risanamento di questo lago è avvenuto gradualmente attraverso opere importanti di bonifica portate avanti dai Lorena. In che maniera? Attraverso prima di tutto la colmata, cioè derivando l'acqua dall'ombrone, stagnare, diciamo, in 5 bacini, e poi una volta decantata veniva fatta defluire attraverso 3 emissari: uno il Bilogio a Castiglione della Pescaia, questo della Fiumara di San Leopoldo e un altro San Rocco. Questo ponte su cui ci troviamo è l'unico manufatto che è rimasto di tutta questa storia. Giuseppe, questo è un posto importante, no? Nel senso, è emblematico per tanti motivi, perché è l'ultimo ponte, come hai detto, certo. E soprattutto perché purtroppo in questa zona è avvenuta una tragedia il 12 giugno del 1944. Certo. Intanto andiamo alla... Purtroppo non ci sono documenti che comprovano esattamente come siano andate le cose. E addirittura fino a non molti anni fa se ne parlava anche poco. Poi pian piano hanno cominciato ad affiorare testimonianze e qualche documento. Una cosa è certa, una cosa che si sa è questa, che durante il momento della ritirata, diciamo, dei tedeschi, ovviamente facevano dei rastrellamenti, perché alla ricerca ovviamente dei partigiani. Non si sa bene che cosa abbia scatenato questo efferato omicidio. Fatto sta che qui abitava un guardiano, addetto alla manutenzione, alla manovra di queste chiuse, queste catratte. E insieme alla famiglia e insieme a un'altra famiglia che aveva ospitato, hanno ucciso appunto il guardiano insieme alla famiglia, poi anche l'altra famiglia, insomma in totale purtroppo 6 persone sono decedute. E qui ne riportano i nomi, sì, esatto. Addirittura Livio Botarelli, 16 anni, Luigi il padre, vero, il 53 padre. Anni, Fortunato Falzini, 40 anni, Giancarlo Lari, 16 anni, sì. Olga Lari, 46 anni, e Roma Madioni, 43 anni. Si salvò uno di questi delle famiglie, sì. Che fuggì, diciamo, si nascose. Sì, molto probabilmente in quella botola lì. Probabilmente lì. Si scende al piano di sotto, dove venivano mantenute le tavole, il tavolato per le cateratte. Il nostro territorio ha visto dei martiri, ha visto delle persone che hanno sacrificato la loro vita per farci oggi vedere tutto questo. E quindi rispettiamolo in qualsiasi modo che riteniamo opportuno.
non c'è bisogno di andare dietro a varie mode. Rispettiamo il nostro territorio, valorizziamolo, i giovani, soprattutto Giuseppe, si avvicinino alla storia nostra, alla storia della Maremma. Quindi Giuseppe, se vuoi concludere con un pensiero, qualcosa... Niente, effettivamente credo che quello che hai rappresentato, cioè il valore della storia. E quindi da Bobgas TV è tutto. Un saluto a tutti da Grazie. Giuseppe Grazie. E Bobgas. Grazie. Ciao.